La presenza delle sigle in una partitura ci permette, con un solo colpo d'occhio, di capire molte cose. Quindi la progressione armonica, la tonalità e tutti i movimenti armonici che abbiamo all'interno del brano. Spesso e volentieri non sono presenti nelle trascrizioni di fingerpicking. Alle volte si trova solo l'intavolatura e non c'è la parte musicale, alle volte avete il pentagramma con l'intavolatura, alle volte non ci sono neanche i valori. Quindi una parte scritta in questo modo per me è essenziale per capire tutti i movimenti e quelli melodici, armonici e anche ritmici di ogni brano. Tornando alla progressione armonica, abbiamo visto che da un quarto grado andiamo al quarto minore per muoverci a un Mi minore settima con la quinta bemolle o Mi semidiminuito che si muove verso la settima. La settima è la dominante secondaria costruita sul sesto grado che risolve sul Re minore, che è il secondo grado della tonalità, e quindi avrò secondo, Mi minore, quinto, primo, che in realtà è il secondo della tonalità, che si muove verso il quinto, Sol, e risolve in Do. Questo è il brano, in sintesi. Gli accordi avrò Mi semidiminuito, nella classica posizione usata spesso, mi muovo per effettuare suonare la melodia sulla nota La, andrò sulla settima, ma la posizione è questa, quindi avrò La vuoto, settima, il Sol, Do diesis la terza, il Fa o il Mi diesis meglio, che è la quinta eccedente, e la settima al canto. Re minore nona, un barré sulle prime quattro corde al decimo tasto e la nona sul dodicesimo tasto. Il basso è sottinteso, Re. Poi avremo questa forma che è l'accordo diminuito, ma il basso sottinteso è Sol, e quindi sarà un Sol bemolle, Sol, scusate, Sol settima bemolle nona. Quindi col basso sottinteso di Sol avrò la terza, la settima, la nona bemolle e Re, la quinta, che è la nostra melodia, che risolve sul Do, sesta nona, la melodia è il Do sta in alto e la quinta qui, che scende sul Sol, nota della melodia, quinta dell'accordo di Do. Ma la posizione è identica ed è ancora un Do, sesta nona, quindi terza, sesta, il La, la nona Re e la quinta. Stessa posizione. Poi la melodia da armonizzare è la nota Mi e avrò un Do maggiore settima in una particolare posizione che viene detta sulla chitarra shell voicing. Formato da fondamentale al basso, settima e terza, tre note. E sull'ultima battuta ho un Do settima nona, o un Do nona, in questa posizione. Ricordatevi Mel Travis, potrei farlo anche così, oppure in questo caso l'indice suona la nota Do e Sol. Questo Do settima, o Do nona, mi serve per tornare da capo perché è la dominante secondaria che si muove verso il quarto grado.